mia vita incomincia a 9 anni. Nel 37 mi muore mamma. Mi rimane 3 bambini. Nonostante che avevamo papà che era un impiegato, io dovevo fare da mammina ai più piccoli. Addirittura uno di loro, tanto piccolo che si sbagliava, mi chiamava mamma. Però non ci mancava niente, perché papà lavorava. Certo, mancava la mamma. Io che ero la più grande mi dovevo occupare di tutto, però a 9 anni ero la più grande. Però con l'aiuto di papà e di qualche zia si andava avanti. I ragazzi andavano tutti a scuola, io andavo a scuola, eravamo una famiglia unita. Quando poi scoppiò la guerra, io facevo la seconda media, papà mi portava a Napoli la mattina assieme a lui, poi incominciarono gli aerei a buttare bombe, maggiormente nel lato del porto. Io che stavo proprio nella scuola, da quelle parti, papà mi accompagnava la mattina e mi prendeva di pomeriggio. Più volte mi ha trovato nel ricovero, perché venivano gli aerei a buttare le bombe e quindi dovevamo correre dalla scuola tutti giù al ricovero. Tanto che papà una volta disse: qua non ci verrai più, la scuola non l'ha da retta, è meglio un asino vivo che una dottoressa morta. E infatti a scuola non andai più. Poi mano a mano incalzavano i bombardamenti e quindi praticamente non si poteva scendere più a Napoli e neanche papà scendeva più, perché i tedeschi avevano sabotato tutti i ponti, quindi non si poteva scendere più a Napoli, si doveva andare a Napoli, si doveva andare a piedi. Papà si ritirò a casa, purtroppo non poteva fare niente, però nonostante tutto provvedeva a mantenerci bene, anzi nella settimana si univano 3 o 4 di loro per le campagne, cercavano un animale, se lo dividevano e la parte buona veniva anche a noi, che eravamo più piccoli, e poi era papà che si interessava per comprarla. E fu così che quella mattina, quel sabato mattina, non mi ricordo, non me lo dimentico mai, le sorelle di mia mamma che abitavano a Napoli si trasferirono pure loro a Giuliano, perché le bombe facevano paura. E fu quel sabato mattina che papà portò la carne e mi disse: Didina, non va pa' tardi, vagliela a portare. Come al solito mi fece il fagotto. In piazza Annunziata non si vedeva un cane, niente, quasi quasi ebbi paura, volevo tornare indietro, che faccio, torno indietro, non ci sta un'anima viva. Poi ci ripensai, sì, no, che l'aspettano le zie la carne, oggi è sabato e faccio il sacrificio, e incominciai a correre. Sotto al ponte vidi, ma era piccolo, un ragazzo doveva essere, un tedesco ucciso. Incominciai a tremare, volevo tornare indietro, andare avanti, non lo sapevo. Comunque continuai a correre e correvo sempre io, tanto vero che quando arrivai su dalle zie ebbero paura perché mi videro tutta arrossata. Io non riuscivo a parlare, finalmente poi cominciai a parlare, dissi: no, ho
ho avuto paura perché sotto al dicoporto c'è un tedesco morto. Allora il fratello di mia mamma disse: ah, adesso incomincia la guerra. E al ritorno un tedesco non c'era più e camminavo più tranquilla, però fissai gli occhi, già da lontano aveva fissato un manifesto. Ah, certo, ci stanno pure i morti, mo. E così mi avvicinai per leggerlo bene e lessi queste testuali parole, che poi li hanno rivoltate, ma io l'ho letto con gli occhi miei. Entro le ore 16 non si presentano i responsabili, saranno trucidati 10 locali, 10 locali, e non 13, come sono abituata a dire e dicono tuttora, 10 locali. Corsi e andai da papà, spaventata. Papà se ne accorse subito, ma non sapeva niente perché non era uscito di mattina. Disse: ma che è successo? Disse: papà, non uscite, nascondetevi come si sono tutti nascosti. Per la strada non c'è un'anima viva, non c'è un cane. C'era solo un tedesco morto che neanche quello ho visto più, l'hanno tolto. Perciò non uscite. E poi, fuori al palazzo mezzanotte, c'è un grande manifesto di nero, di lutto, che diceva: se entro le ore 16 non si presentano i responsabili, saranno trucidati 10 locali, 10 locali. E papà, che vuoi, vengono a pigliare proprio a me? No, papà, nascondetevi, papà, nascondetevi. Papà si girò un poco alterato, disse: adesso metti a cucinare e basta, non ne parlare più. Cucinai, mangiammo, dopodiché papà si infilò la giacca e scese. Io gli corsi dietro fino a fuori al palazzo. Papà, per piacere, tornate indietro, perché allora si dava il voi al papà. Tornate indietro, papà. Io ho paura, tornate indietro. Mio padre, mai voltato così brutto, mi disse: ma la vuoi finire? Sei impazzita, battemi sopra. Comunque io non era tranquilla, usciva e entrava. Mentre stavo fuori al palazzo, arriva un parente che mi chiamò a nome: scendi, scendi, che tedeschi hanno preso a zia Antonio. Io non ci vidi più. Come stava per casa, corsi dal sercione fino all'Annunziata, vidi che già c'era un plotone tutto in filo, però i componenti, i poveri disgraziati, non li vidi, tra cui c'era pure mio padre. Poi, in tutti gli angoli delle strade, c'era un camion con sopra non solo i soldati con fucili, ma anche un cannone. E anche giù c'erano i soldati tutti in fila. Che quando mi videro che io correvo per andare in piazza, arrivato in quel punto, uno di loro mi alzò il fucile. Un altro poi, che ci stava vicino, glielo spostò. Poi, in questo modo, lui mi fece segno. Si scappa, scappa. Che poi io ebbi paura di girarmi le spalle. Allora camminavo andare indietro,
Certo, non mi resi conto che dietro c'era il marciapiede. E allora caddi a testa in giù. Tutto insieme mi vedo. Persi un poco l'equilibrio, ma non riuscivo ad alzarmi. Però dietro di me venne una donna. Lei mi prese in braccia e mi portò nel portone dei senza piedi. Mentre la persona gli prendeva un poco di acqua, gli prendeva un poco di aceto per farmi riprendere, immediatamente una traffica di mitraglia. Io stavo a 100 metri dall'Annunziata, a 100 metri. Immediatamente mi risvegliai, l'hanno ucciso papà. Papà si è ribellato e l'hanno ucciso. Perché io pensavo che, come avevano fatto le altre volte, ad altre parti, che li mettevano sui cani e li portavano via. Non pensavo mai, anche se l'avevo letto il manifesto, però avevo sempre la speranza che l'avessero portato via. Quando sentì quella traffica di mitraglia, perché erano 13 persone, tra cui papà mia, proprio all'angolo dell'ospedale, immediatamente, subito dopo la traffica di mitraglia, i soldati salirono sopra ai camion e partirono. Ognuno per la strada dove si trovava. Io immediatamente corsi e andai a Piazza Annunziata. Mentre io stavo osservando povera gente, addirittura gente che ha il sangue frizzava come la fontanina, io li giravo, venne mio fratello da Alicante, già col cappello di papà in mano, il cappello di papà tutto traforato. Senti, e dove stavi tu? Ci ero nascosto dietro alla sacrestia. Mio fratello è vivo. Non sapevo io stesso che dovevo fare. Incominciai a girare sotto e sopra tutti i 12 che stavano là dentro. Io riempita di sangue. I miei pantofolini diventarono rossi, il mio vestito rosso, il sangue di tutti quanti, i lamenti. Ma intanto papà non c'era. E incominciammo a girare, sempre gridando, papà, 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 sicuro che si era nascosto a qualche parte. E così fu. Tutti insieme sentimmo un fischio, che noi conoscevamo il fischio di papà. Allora mio fratello, Tirina, zitta, non gridare, ho sentito una cosa. E infatti era il fischio di papà che fischiava da sopra all'ospedale. E andammo fuori al palazzo dell'ospedale, uscì un'infermiera, aprì un angolo della finestra e a segni ci fece capire: domani alle 5 sotto sotto venite qua, io vi apro e vi faccio vedere papà. Me ne andai a casa, trovai i due fratelli più piccolini, mia sorella e mio fratello, che piangevano, un sacco di persone sopra. Io piena di sangue, sporca così in tutti i modi, qualche persona gentile cercò di togliermi tutto quel sangue da addosso, mi prese un vestitino più pulito e in piedi, logicamente aspettando le 5. Alle 5 in punto noi stavamo giù al palazzo, l'infermiere ci ha aperto. Siamo saliti sopra e siamo andati direttamente nella sala dove c'era mio padre.
papà stava di fronte, ci andai vicino, me l'abbracciai, disse papà, se sapevo che stavate bene qua sopra, avrei portato qualcosa. No figlia mia, che mi dovevi portare? E non me ne ero accorto che papà teneva una vaschetta alla destra, che il sangue che usciva dal, non lo so, dal fegato, dal, non lo so, ma comunque ogni tanto questa vaschetta la svuotavano e poi gliela rimettevano. E allora poi cominciai a capire che papà era grave. E infatti cominciava a impallidire. Quando si sentì agli estremi, chiamò la suora. Disse, suora, portatemi quelle che avete trovato nelle tasche. E infatti venne con un portafoglio pieno di carte, di soldi, un fazzoletto. C'era dentro l'orologio e la fede. Papà disse, consegnatela a mia figlia. Poi papà mi chiamò e disse, ti raccomando, non spendere una lira, non mi fare un funerale, ti raccomando questi soldi di saperli usare, penso che ti aspetta un periodo bruttissimo, ti raccomando i ragazzi, cerca di essere sempre la stessa mammina come hai fatto fino adesso. Papà, dissi papà, ma perché parlavi morto? Ma che è questa morte? Disse papà, purtroppo, sono stato, non ho voluto sentirti e forse ho fatto male. Però vi lascio un nome, che io logicamente non avevo capito. Vi lascio un nome. E imbiancava più. Così poi chiamò a Pierino Micillo, al medico, disse, adesso mi devi fare la cortesia, prendi questi ragazzi e portali lontano. Ci abbracciò, ci baciò a tutte e due, mio fratello e a me continuamente faceva ti raccomando i fratelli, ti raccomando, non spendere una lira, non comprare un fiore, magari l'avessi potuto fare. E andammo, anziché nella sala di medicazione ci portò e ci teneva abbracciata tutte e due. Mio fratello, che era bispo, lasciò il dottore e andò un'altra volta nella camera di mio padre. Poi tornò dopo pochi secondi, disse di qui, papà è finito. Papà ci hanno messo il lenzuolo addosso ed è finito. Certo, incominciai a piangere. Mentre tutto questo, salirono i tedeschi. Suor Amedea immediatamente corsa. Quella non conosceva il tedesco, si faceva capire a modo suo. E loro dicevano 12, 13. Dove sta il 13? Allora lo capì Suor Amedea e glielo fece vedere, che proprio in quel momento aveva chiuso gli occhi. Era proprio quel momento. Così chiamarono a quei due che già avevano portato 12 con la cartella, coppa cartella, per la strada dei 13 martiri, adesso l'hanno chiamata. Ca cartella, dove ne mettevano due, dove ne mettevano uno. E in ultimo papà mio, sopra il carrettino, e lo portarono per quella strada. A questo punto
Don Pierino, il medico, disse: ragazzi, adesso andatevene a casa. I morti non erano solo quei 13, ma erano tanti con con lo sparo che facevano tra i tedeschi e i americani che stavano a Mugnano. Morirono un sacco di persone, anche io non ho finito tutto fuori all'ospedale, una roba nata, fuori al cimitero, una roba nata. Che posso fare? Incominciò un acquazzone che durò fino al giorno 3. Quelle persone diventarono nere, tutte nere, che non si riconoscevano. Giorno 4 noi non potevamo uscire perché i tedeschi addirittura sparavano persino nelle botole dei palazzi. Poi giorno 4 entrarono gli americani, i tedeschi cominciarono a passare, a andarsene, e noi cacciamo fuori la testa. E poi dovevamo pensare come fare per seppellire i morti. Noi ce l'abbiamo seppelliti noi, che poi stava anche il fratello di mio padre, tutti e due. Dovettero togliere un sacco di morti che stavano già sopra da lui, sopra, ammucchiati, tutti ammucchiati. Poi entrarono nel cimitero, dovettero ognuno di loro, dei parenti, scavare una fossa, metterli, scesero nelle fosse, ognuno alla sua, li seppellirono i parenti, senza nessuno, che poi fu detta in chiesa. Hanno avuto una degna sepoltura. Non era vero, l'abbiamo sepolti noi. Mio fratello, che teneva 15 anni, anzi 14, e il fratello di mio padre, l'hanno loro, e tutti quanti, ognuno, i parenti dei morti, ognuno dovette fare la stessa cosa. Che poi non c'erano le croci, logicamente, pigliavano una mazza e ci mettevano il nome sopra della persona che avevano, e questa fu la sepoltura di mio padre e di tutti i morti che stavano là in mezzo. E dopodiché poi mi sono ritirata a casa e ho dovuto fare in modo che i fratelli miei non ci mancasse niente. All'età di 17 anni, io facevo 17 anni il 28 settembre e papà è stato ucciso il 30 settembre, che poi è morto il 1 ottobre. E non vi so dire poi la vita che ho dovuto fare. Io ho dovuto fare la cameriera per dar da mangiare ai miei fratelli. Mi chiamavano addirittura delle persone di campagna a stirare i corredi delle figlie, a giornata intera a stirare, per pochi soldi, ma ferita, che sapeva quello che faceva, che piangeva la notte, che mio fratello più piccolo, che poi l'ho perduto, non riusciva a dormire. Enzo, perché non dormi? Perché tengo fame? Di notte dovevo alzarmi, accendere i carboni, l'unica cosa che non mi facevano mancare, così in campagna, erano le patate, e il pane chi me lo dava? Di notte accendevo i carboni, scaldavo le patate
E dopo mangiate le patate, poi usciva pure mia sorella. La voglio pure io! Pure io tengo fame! Zon, questa la notte, quasi sempre! Io che ero ferita, ferita all'anima! E comunque, questa è stata la vita mia, tra a chi me lavava un panno, a chi gli faceva le pulizie, dove andava a stirare. Poi le zie mi impararono a cucire e incominciai a cucire la roba da corredo. Poi mi impararono a ricamare e incominciai a ricamare pure. Comunque, nell'uno e nell'altro me le so portate fino al 46, quando sono sposata. Però ci tengo a precisare che dal 43 al 46 a casa mia non si è presentata, non voglio dire un sindaco, un assassino, qualcuno, ma un prete, a dire: ma come state facendo? Quattro creature senza mamma e senza padre, un padre acceso, come state facendo? Nessuno. E questa è stata la cosa più orribile che mi è rimasta per Giuliano. Same old